Allora, professor Papisca ha un annuario per i diritti umani che in qualche modo proietta il Veneto sui grandi tavoli internazionali. Sì, sia perché l'annuario è redatto al Centro Diritti Umani dell'Università di Padova, sia perché nell'annuario stesso una sezione importante è dedicata alla regione del Veneto. E l'annuario intende essere un servizio non soltanto alla nostra regione, ma all'intero paese. L'annuario fotografa quella che è la collocazione dell'Italia nel sistema universale, nel sistema regionale europeo dei diritti umani. L'annuario dà informazioni, statistiche su come l'Italia adempie all'obbligo assunto nel ratificare le convenzioni giuridiche internazionali sui diritti umani. Nell'annuario, salto di panni in frasca, insomma, ma nell'annuario si dà conto di quante interpellanze, di quante interrogazioni parlamentari hanno per tema diritti umani, qui in Italia, alla Camera e al Senato. Si dà conto nell'annuario di come sta la nostra giurisprudenza, del grado di maturazione della giurisprudenza italiana in sintonia con gli standard giuridici internazionali. Quindi è anche un documento di certificazione, ma anche di trasparenza. È un documento che è fatto all'insegna appunto della trasparenza e della verità. Quindi sono dei dati quelli che esponiamo con buona volontà, diciamo, sistematica. È chiaro che l'annuario è un messaggio poi per tutti. I diritti umani sono un patrimonio morale universale, però i diritti umani non sono chiacchiere. A ogni diritto umano dovrebbe corrispondere, non soltanto in caso di violazione a sentenze di tribunale, ma in generale politiche positive, misure positive, politiche pubbliche.